Salve a tutti! Dunque, amici, vi siete imbattuti nei numerosi articoli circolanti in questi giorni con titoli come «Pensioni minime a 1000 euro». «Il Consiglio dà il via libera?» Ebbene, fantastico, sembra che finalmente si realizzi il sogno. O meglio, la promessa di Berlusconi e Forza Italia di portare le pensioni minime a 1000 euro al mese. Ma non è proprio così, o almeno non per tutti. Vediamo i dettagli e facciamo chiarezza su questa situazione. Prima però, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che caricherò un nuovo video. Lasciate un like e un commento per aiutarci. Negli ultimi giorni sono stati pubblicati numerosi articoli riguardanti un presunto via libera per le pensioni minime a 1000 euro al mese. Il Consiglio ha dato il suo assenso. Sembrerebbe il coronamento di un sogno per molti, seguendo le intenzioni di Berlusconi e Forza Italia. L'obiettivo era raggiungere questa cifra entro i prossimi 5 anni, al termine del mandato attuale del governo. Tuttavia, questa promessa sembra essere stata infranta, considerando l'ultima manovra di bilancio che non ha previsto alcun aumento significativo. Le pensioni minime, quest'anno, non hanno superato i 700 euro mensili, con un modesto aumento di 15 euro per tutti, sia GLI over 75 che GLI under 75. Quindi, di cosa si tratta davvero questa storia delle pensioni minime a 1000 euro che si legge ovunque? In realtà, si tratta di una decisione autonoma della provincia di Bolzano, che riguarda esclusivamente i pensionati residenti in quella zona. Sembra che presto questo progetto di portare le pensioni minime a 1000 euro al mese diventerà realtà. Il Consiglio provinciale ha recentemente approvato una mozione per incrementare le pensioni minime al fine di contrastare la povertà in Alto Adige. Il contributo dovrebbe essere destinato agli anziani a partire dai 65 anni, con un reddito pensionistico annuo non superiore ai 10.000 euro. Non è chiaro se sarà incluso l'assegno sociale, ma è probabile. Questo aumento sarà finanziato attraverso fondi provinciali, quindi non graverà sulle tasse. Fortunatamente, gli anziani residenti in quelle zone riceveranno un aiuto supplementare per integrare le loro pensioni basse, portandole tutte a 1000 euro al mese. Un'iniziativa lodevole, considerando che il governo non sembra affrontare seriamente questa problematica. La provincia di Bolzano si distingue per questa iniziativa indipendente, ma il Consiglio chiede anche alla Giunta di intervenire e di raggiungere un accordo con i ministeri competenti e con l'INPS, per garantire che questi sussidi non vengano considerati come reddito, così da non precludere l'accesso ad altre misure di sostegno per gli anziani. Questo esempio della provincia di Bolzano dovrebbe essere preso seriamente in considerazione. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti.